è più mafia che altro, parliamo di montante. Agli atti del Senato ci sono le relazioni della Commissione Antimafia anni 70, in cui il Dante Causa di Montante, la Cavera, ha tutta una letteratura in quella relazione. In quella relazione c'è pure il cosiddetto rapporto Nester, sempre agli atti del Senato, dove sono citati alcuni dei più importanti amici di La Cavera, sempre Dante Causa di Montante. Il problema di Helg, le mazzette, sono state a causa della GESAP, la società che gestisce l'aeroporto di Palermo. E qui andiamo negli aeroporti. Sugli aeroporti in Sicilia si sta organizzando il monopolio privato. Infatti Vito Riggio, ENAC stavolta, Giulia, non ENAC vera, non l'ANAC della Lorenzin, che in realtà era ENAC, si sta organizzando il monopolio privato. Riggio ha già detto che tutti gli aeroporti della Sicilia sono di interesse di un gruppo argentino, Ernesto Eurnekian. C'è una grande letteratura in zona giornalistica per cui Ernesto Eurnekian è molto amico di Vito Riggio, il quale quindi si dovrebbe astenere dal parlare degli aeroporti, specie se interessano a Ernesto Eurnekian. Invece ne parla, non solo ne parla, ma li valuta. L'aeroporto di Palermo lo valuta 110 milioni, cioè all'incirca quando un distributore di carburanti in autostrada. L'aeroporto di Catania, mentre la Bocconi lo valutava 650-700 e anche l'ex sottosegretario dei trasporti Reina lo valutava intorno ai 650-700, Riggio diceva ad Agen: prendetevi 250 milioni e cedetelo, sempre ad Eurnekian. Allora, quindi significa che poi Passera ha anche declassato l'aeroporto di Catania, il che significa che probabilmente l'aeroporto di Catania lo venderemo quanto l'avviamento commerciale della salumeria che c'è all'angolo, lo venderemo, lo regaleremo, e stiamo così costruendo un monopolio privato degli aeroporti in Sicilia. La Sicilia è un'isola, il che significa che, considerato il progetto di Trenitalia di non fare più traghettare i treni, noi siamo isolati e quindi siamo passati a Catania, all'altro pezzo di Confindustria, sì, perché tutte le camere di commercio in Sicilia sono in mano a Confindustria, in modo diretto perché li presiedono o in modo indiretto perché commissariate dall'assessorato alle attività produttive, dall'assessore Vanchieri, espressione di Confindustria, e la dirigente di Confindustria di Caltanissetta. E torniamo a Montante. Montante e Lobello litigano sciocchezze, perché se la Vanchieri è di Montante e la Vanchieri fa fare a Lobello tutto quello che crede sulla Camera di Commercio di Catania, sì, perché la Camera di Commercio di Catania ha i 3/8 di proprietà dell'aeroporto di Catania, un altro 1/8 è dell'ex ASI, adesso ufficio staccato dell'assessorato alle attività produttive, quindi sempre della stessa Vanchieri, altri 2/8 sono della provincia di Catania e della provincia di Ragusa, sì, perché le province ci sono ancora, inutile che Del Rio dice diversamente, e sono commissariate da Saro Confindustria, detto Saro Crocetta, ma in realtà Saro Confindustria. Quindi noi abbiamo i 3/8 della Camera di Commercio di Catania, 1/8 dell'ASI, 1/8 della provincia di Catania e 1/8 della provincia di Ragusa e 1/8 della Camera di Commercio di Siracusa in mano a Lobello. L'assessore Vanchieri, se ci sono problemi relativi alla SAC Catania, nomina un commissario ad acta illegittimamente, perché la legge non consente di nominare commissari ad acta per queste ragioni, udite udite, per rappresentare la Camera di Commercio di Catania e i suoi 3/8 in seno all'assemblea della SAC, quindi di fatto espropriando la Camera di Commercio di Catania dei suoi 3/8 di proprietà dell'aeroporto. Cosa poi succeda in quell'assemblea non si sa, perché il commissario ad acta non è neanche tenuto a rappresentare alla Camera di Commercio di Catania di cosa si è parlato e cosa si è deciso. Ribadisco, si sta costruendo. Lobello, presidente della Camera di Commercio di Siracusa, dicevamo in default, assolutamente in default, non è più nelle condizioni di pagare né stipendi né pensioni. Il grande imprenditore
l'altro paladino antimafia, ah sì, lui è l'altro dei ragazzi di La Cavera, sempre che si trova nella letteratura agli atti della Commissione Antimafia del Senato. 7 milioni e 800 mila euro di debiti contributivi, di contributi non versati alla Camera di Commercio di Siracusa. Ovviamente la stessa Camera di Commercio di Siracusa, che magari un povero disgraziato, ammesso che già non fosse stato arrestato per molto meno dei 7 milioni e 800 mila euro, un povero disgraziato non in regola per 10 centesimi non ottiene il DURC, e la stessa Camera di Commercio non gli paga, non gli liquida le fatture nel caso in cui sia un suo fornitore. Tutto questo per costituire un monopolio privato degli aeroporti siciliani. Allora, dov'è il crinale fra la mafia e l'antimafia in questa sciagurata paese, in questa sciagurata isola? Dov'è il crinale fra la legalità e l'illegalità? Agenio sostiene di avere fatto esposti in procura della Repubblica a partire dal 2010-2011. Cosa si aspetta affinché su queste cose ci si metta mano? Perché qui gli affari sono grossi, e ogni volta che ci sono affari grossi entra in ballo l'alfiere antimafia Confindustria Est, giusto per ricordare, e chiudo qui, giusto per ricordare, poi chi vuole approfondisca per i fatti suoi, l'affare della Pirillina con il marchese De Grecy, qualcuno, una colata di cemento in un'area protetta. Qualcuno ha fatto i conti in tasca, i costi sarebbero stati 50 milioni, gli investimenti previsti sarebbero stati 300 milioni, e si chiedeva questo qualcuno, Patti di Siracusa, si chiedeva questo qualcuno, i 250 milioni di differenza fra i costi e gli investimenti, dove dovevano andare, a chi erano destinati? Grazie. Adesso allentiamo i toni e ci facciamo due risate amare con il prossimo video.